www.redigio.it e la storia continua. E la guerra finì anche nei dintorni del lago di Comabbio. Mi veniva da pensare anche a un altro tipo di teatrino, che si svolgeva però con attori in carne e ossa, e il protagonista era il Juan Macarela. Questo signore era un po' sfortunato, basso di statura, biascicava le parole. Dalla dentatura gli erano rimasti solo due canini superiori piuttosto lunghi, ciò nonostante aveva un sorriso dolce e infantile. Camminava con le gambe un po' piegate, strusciando i piedi. Solo a vederlo era già una macchietta e con noi ragazzi era molto affettuoso e sensibile. Aveva una sacrosanta paura di morire. Gli amici del bar, che ben conoscevano questo suo forte timore, una volta architettarono uno scherzo un po' macabro. Presero una zucca, la svuotarono. Vi intagliarono gli occhi, il naso, la bocca. Aspettarono che si addormentasse sul tavolo dell'osteria. Presero la zucca, le misero una candela accesa all'interno e poi gliela posizionarono proprio davanti. Spensero le luci e lo svegliarono. Come aprì gli occhi, vide dinanzi a sé l'immagine della morte. La luce della candela faceva apparire, nel buio completo, la zucca come la testa di uno scheletro. E per rendere la scena ancora più tragica, gli amici intonarono dei lamenti che parevano venire dall'oltretomba. Lui prese uno spavento tremendo, ebbe un leggero mancamento, poi si alzò di scarto lanciando per aria il tavolino e tutto quanto c'era sopra come per allontanare la morte. Subito vennero accese le luci e lui si guardò intorno. Era pallido. Tutti ridevano e capì di essere stato la vittima di una burla. Si mise a tirare pugni verso tutti, ma non colpì nessuno, fortunatamente, perché aveva le mani pesanti. Alla fine, anche questo scherzo si concluse con una solenne bevuta. Il Juan non solo era oggetto di attenzioni scherzose da parte degli amici, ma a volte era lui stesso che provocava le scenette comiche come quella delle rane. La compagnia si era organizzata per andare in Piemonte a caccia di rane, muniti di sacchi e lumi di carburo. Fecero la loro scorazzata ritornando con secchi di rane da friggere. Entrati che furono nell'osteria, il Juan si avvicinò a loro e guardò nei sacchi. Vide le rane e, sollecitato dagli amici, se ne infilò una in bocca e tutti scoppiarono a ridere e anche lui, a un certo punto, venne da ridere. E come aprì leggermente le labbra, la rana saltò fuori attraverso due lunghi canini tra l'ilarità generale. Pensando a queste cose e al comportamento della gente di allora, beh, mi appare evidente che ogni occasione era buona per stare assieme. Venivano organizzate corse nei sacchi, la cuccagna, il salto dell'oca, gare a carte e a partita da pallone, celibi contro ammogliati, giovani contro anziani. Beh, basta una volta rione contro rione. Partite a voce che non finivano mai e risate assicurate. E quella volta di una sfida è come quella volta di una sfida del 48. Si apprestava a tirare il Geni, piedi nudi, canottiera bianca, calzoni di gabardine trattenuti a stento da una cintura da sulla poderosa pancia. Rincorsa. Mentre stava lanciando la boccia, la cintura cedette, così come i calzoni che, scivolandogli sulle gambe, lo fecero ruzzolare sul campo, fra risate e canzonature a non finire.
Solo e solamente dopo anni mi resi conto della semplicità di quei giochi e scherzi e dell'importanza che per la gente aveva lo stare assieme. Bastava poco. Si facevano cose semplici, ma si stava bene in compagnia. Terminata la vacanza, quella al mare, restava ancora il tempo prima della ripresa delle scuole e le giornate erano ancora lunghe. E il nonno era impegnato nell'orto e nel campo dove aveva seminato il grano turco che stava rincalzando con la zappa alla base del culmo, cioè il margash. Lo raggiunsi e lo trovai intento a riparare una staccionata. Mi diede un martelletto e mi disse di raddrizzare i chiodi che avevo estratto. Una volta raddrizzati, sarebbero stati ancora utilizzabili. E niente veniva gettato. Il legname veniva segato a pezzi servendosi di un cavalletto, il cavalletto, come appoggio e di misura, che non era altro che un pezzo di legno che aveva una lunghezza giusta per la stufa. Così si ottenevano pezzi lunghi e tutti uguali. Arrivò la nonna a governare le galline. Diede loro un pastone che aveva in precedenza preparato. Fatto con crusca, grana verde, grano turco spezzato e cicoria. L'accompagnai al pozzo che era nel cortile del miglietto, che distava poche decine di metri, per cavarne dell'acqua per gli animali. E riempiti secchi ci incamminammo sulla breve stradina in leggera discesa per ritornare al pollaio. A quel tempo le donne portavano lunghe sottane che arrivavano alle caviglie. Vai avanti qualche passo, mi disse, che devo impugnare meglio il secchio. Di lì a poco vidi scendere fra i miei piedi un rigagnolo che si districava fra i ciottoli. A quei tempi non solo gli uomini pisciavano, il pisavante, in piedi. Le donne avevano il vantaggio di non doversi sbottonare o sbutonarsi. La patogia e inondare nell'occhio grazie alla lunga sottana. Qui termina la puntata seconda, ma arriverà la terza. www.redigio.it e la storia continua.